Buongiorno da Portovino, buongiorno a Leandro Maggi con il sindaco di Portovino, Paolo Veronese, la presentazione della lista. Tra poco si va a votare, una lista importante, una lista con delle novità. Aspettative, sindaco? Beh, aspettative di raccogliere quanto abbiamo seminato in questi anni, sicuramente. Poi, se devo dire un'altra cosa, una cosa che mi fa particolarmente piacere, il fatto di aver presentare oggi in questa parte un po' più in difficoltà della nostra città, ma che presto verrà rilanciata grazie al piano particolareggiato che andiamo a presentare questa settimana, presentare appunto il cuore della mia lista, che è una lista composta quindi in ragione proprio di metà uomini e metà donne. Quindi questa è una cosa, un vanto particolare. Ecco, sui social abbiamo visto che si è elevata qualche sassolino delle scarpe. Non tanti. Ma no, abbastanza. Però la domanda è questa: dobbiamo aspettarci una campagna elettorale tranquilla, aggressiva? Come sarà secondo me? Anche da parte della sua competitor? Sì, allora, da parte mia sicuramente io non mi preoccupo di quello che dicono o fanno gli altri, mi preoccupo di quello che ho fatto io, mi preoccupo di quello che dovrò fare ancora, perché c'è ancora tanto da fare. Insomma, un mandato di un sindaco dura 5 anni, però il progetto di una città va avanti 10 anni. Per il resto, insomma, sento da molte parti che c'è questa, insomma, c'è un po' di timore, perché si pensa possa essere una campagna un po' cattiva. Non lo è sicuramente da parte mia, insomma, la vedo molto aggressiva, vedo foto ovunque, vedo forse troppe foto, però insomma ci sta. Speriamo sia di buon auspicio e comunque vada, come diceva un saggio, sarà successo. Ah beh, certo, l'elemento poi della partecipazione all'interno della vita amministrativa è di per sé un successo, quindi sicuramente sì. Grazie sindaco, gentilissimo. Corriano Mancini, vice sindaco, e si ripresenta con questa lista Mauro Veronese. Aspettative, vice sindaco? Ah, le aspettative, come vedi, sono ottime. La gente, mi sembra, abbia capito che si può continuare con un buon sindaco, come l'ho capito io. D'altronde però un in bocca al lupo a tutti io lo faccio, però Mauro Veronese, Doriano Maggi e squadra ci siamo. Una squadra nuova, una squadra giovane, e quanti sono i cambiamenti? E nella continuità abbiamo 8 uomini intanto e 8 donne, che non è poco, e persone entrate nuove con entusiasmo ne abbiamo circa metà. Perfetto, comunque vada, come ha detto il sindaco, sarà successo.